in compagnia del professore Aldo Loris Rossi, che spesso sentiamo su Radio Radicale. Abbiamo ascoltato il suo intervento, abbiamo anche ascoltato un convegno organizzato dal Fiore Uomo Solidale sul rischio Vesuvio e l'area metropolitana. Volevo appunto che ci spiegasse un pochino quali sono stati gli argomenti più importanti del suo intervento, qui ovviamente sempre relativi al rischio dell'area metropolitana. Io mi sono reso conto in tante occasioni che spesso le parole non corrispondono ai fatti, cioè che molte volte nella formazione del dibattito, del dialogo, si usano dei termini, però questi sono sempre indeterminati, e allora mi sforzo sempre di connotare questi dati per far capire di che si tratta, perché ci sono formulazioni generiche dei problemi che non aiutano a capire. Quando dice l'area metropolitana di Napoli, la gente per esempio dice vabbè, l'area metropolitana, come lo dicono anche gli esperti che stanno formulando queste idee sull'area metropolitana, che le aree metropolitane possono coincidere con la provincia. Allora, uno si aspetta che queste province sono più o meno dimensionalmente analoghe, e invece non è affatto così, perché la provincia di Napoli, bisogna capire, che è la più piccola delle 10 aree metropolitane definite dalla legge, che pare che oggi diventino 18, è la più piccola perché Napoli, appena la provincia di Napoli, è 1171 km quadrati, quando la provincia di Torino è 6.900 km quadrati. Quella di Napoli è più piccola anche di quella di Bari, di tutte le altre. Allora uno si domanda, ma questa provincia poi ce la fa a essere area metropolitana? Uno ha l'idea che questa Napoli sia una cosa sterminata. Non è affatto così. Perché poi ci sono delle aggravanti, innanzitutto perché la provincia di Napoli è la più popolosa d'Italia, c'ha 2.642 abitanti per chilometro quadrato, la più popolosa in assoluto, poi la più densamente abitata d'Italia, la più piccola d'Italia ed è all'ultimo posto tra le 107 province italiane per qualità della vita. Dice, ma allora che cos'è? Come farà? Come potrà fare a trovare una forza, un'autonomia, se è super affollata, super densamente abitata e sta in queste condizioni drammatiche? In più bisogna aggiungere che la provincia di Napoli ha al suo interno due aree vulcaniche ad alto rischio permanente, che voi dovete sottrarre al territorio perché sono, diciamo, meno densamente abitate delle altre, quindi immaginate a che livello di densità abitativa si arriva. Stanno comuni della provincia di Napoli, faccio l'esempio di Casavatore, che sono urbanizzati al 99,45%, cioè sono tutte coperte di case, non hanno lo spazio per le attrezzature e i servizi. Allora siamo in condizioni disperate, cioè se non si chiariscono questi dati non si capisce nulla della tragedia delle aree metropolitane. Napoli, se coincida la provincia di Napoli con l'area metropolitana, non va da nessuna parte, continuerà ad andare verso il nulla come è andata dal dopoguerra ad oggi, dove c'è stata una urbanizzazione senza sviluppo che ha distrutto territori agricoli straordinariamente fertili, ricoperti di spazzatura edilizia. Questa l'ha fatta la Prima Repubblica. Poi la Seconda Repubblica ha ricoperta di spazzatura vera e propria. Immaginate che nella piana campana che contiene le due province di Napoli e Caserta ci stanno 2.000 discariche di rifiuti individuati dalla forestale. 2.000. C'è una carta dove sono indicate, è una cosa spaventosa. Allora uno si domanda, ma sì. Le parole corrispondono alle cose, ai fatti o no? Secondo me no, e allora bisogna premere per far capire a questi personaggi che
fanno il gioco, diciamo, letterario su queste cose. Gli occorrono le dimensioni. Napoli, se coincide con la provincia, non va da nessuna parte, anzi va verso il nulla, dove è andato finora. Quindi bisogna assolutamente fare un'operazione elementare, far riunificare la provincia di Napoli e quelle di Caserta, che sono state sempre insieme. La prima separazione in due province fu realizzata ai primi dell'Ottocento, l'ultima risale al 1945. Le due province sono state sempre unificate e insieme fanno appena 3.810 km quadrati, cioè 1.000 km quadrati in meno della provincia di Salerno. Allora si ha l'impressione che la gente e, come dire, i giuristi, i letterati, che non conoscano la realtà territoriale. Poi se si aggiunge appunto che Napoli è priva di un motore economico autopropulsivo, uno si rende conto che la tragedia è immane. Quindi lo sforzo mio è di far capire questi problemi e di tentare una unificazione tra le due province. Ovviamente le resistenze saranno immense. Perché? Perché il frazionamento del potere, cioè la feudalizzazione del potere, ormai è arrivata a misure terrificanti. È tutto polverizzato il potere in clan politici e camorristici, spesso collusi. E allora da dove andiamo? Se non si riesce ad aprire una prospettiva di grande respiro, allora la prospettiva di grande respiro è unificare le due province immediatamente, cioè quello che era ai tempi di Carlo di Borbone, quando Carlo di Borbone costruì la nuova capitale a 25 km da Napoli, sullo sfondo dei monti di Fatini, Caserta, cioè, dove piazzò il Palazzo Reale di Napoli. Quindi praticamente c'era una unità. La distanza tra Napoli e Caserta è la stessa della distanza di Versailles da Parigi. E poiché Carlo di Borbone era un pronipote di Luigi XIV, allora aveva le stesse ambizioni, fece questa grande capitale che come in bellezza e in prestigio gareggiava con Versailles. Allora invece ora sta questione sta abbandonata. Cioè, prego. Allora, premesso che chiaramente lei considera, e mi sembra giustamente, l'urbanizzazione e lo spirito urbanistico dell'epoca di Carlo di Borbone sicuramente superiore a quella attuale, che probabilmente neanche esistente come pianificazione. Allora, per andare sul pragmatico, allora sicuramente all'epoca di Carlo di Borbone sul Vesuvio non ci stavano insediamenti urbani tali a quelli che ci sono oggi. Oggi ci sono insediamenti urbani fitti, cementificati, perfetto, e ci sono delle persone che letteralmente rischiano, perché sappiamo che un'esplosione del Vesuvio. Ecco, allora, il rimedio, pragmaticamente parlando, come lei prima mi sembra che abbia fatto, secondo lei, che cosa si dovrebbe fare? I piani di evacuazione, di fuga, di emergenza, o un intervento più veramente diciamo radicale, nel senso di edificare altrove, certo meglio, e tendere alla non l'evacuazione, ma insomma rendere disabitate questi insediamenti, perché io penso che la sola presenza lì è già di per sé un pericolo alla vita di chi ci abita. Guarda, questa è una domanda centrale, importante, e bisogna pure rendersi conto che il problema è di difficile soluzione. Prima, perché la gente non è consapevole del rischio. In caso di evento vulcanico massimo si ha una distruzione dell'area entro un raggio di circa 15 km a cerchio. 15 km è la distanza dalla bocca del Vesuvio e qui dove siamo noi, siamo al centro della città di Napoli. Per capire l'importanza e il rischio bisogna capire che in quest'area sono stati scoperti sotto il livello del suolo spessori di pomice e lapillo enormi. Quindi
nell'epoca della eruzione di Avellino, quella dell'età del bronzo, cioè siamo nel 1780 avanti Cristo, praticamente queste Napoli fu sepolta da questi lapilli. Dove sta il Castelnuovo? Sotto è stato ad 1,5 metri di questi lapilli. Allora, questi dati che sono stati poi sottolineati dalla scienza più chiaramente oggi hanno costretto la protezione civile ad allargare la circonferenza del rischio, e quindi oggi quattro municipalità di Napoli, quelle orientali, stanno tutte in zona rossa, però la gente non sa la pericolosità, perché la gente confonde, dice la lava non arriverà qua, non arriverà là. La gente non sa la differenza tra lava e nube tossica e nubi ardenti. Pompei non è stata distrutta dalla lava, perché la lava cammina lentamente, è stata distrutta dalle nubi ardenti e anche ercolane. Le nubi ardenti sono una cosa semplicissima: quando c'è l'eruzione pliniana, ci sta un pennacchio che arriva a 30-40 km di altezza. Poi, quando, insieme a vapore d'acqua, quando questo effetto si riduce, crolla, cade tutto sulle falde del Vesuvio e si creano nuvole, nubi ardenti, che hanno una temperatura di 300-400 gradi, che distruggono tutto. Quando arrivano a una velocità di 300-400 km all'ora, quando le macchine che girano sui ring, allora la velocità non ti dà manco il respiro di renderti conto, tu ti trovi morto nel giro di pochi attimi. Quando hanno trovato sotto le arcate di Ercolano, perché non c'erano gli abitanti di Ercolano, questi si erano 300, ne hanno trovato sotto le arcate di Ercolano. Questi 300 persone erano morti istantaneamente, perché era scoppiato il sangue nelle teste delle persone, erano morte all'istante. Allora la gente non sa questo, pensa che la lava li distrugge. No, sono le nubi ardenti, arrivano fino a qua. Addirittura nell'eruzione pliniana hanno ricostruito che le nubi ardenti scese dal Vesuvio, poi camminavano sull'acqua e sono arrivate fino a Miseno, cioè un fenomeno di trasmissione, perché polvere e lapillo che galleggia sull'acqua, quindi le nubi ardenti sono arrivate a Miseno, tutto il Golfo di Napoli. Ma di che parliamo? Allora c'è una ignoranza spaventosa che domina e la gente non lo sa. La gente non sa che nel caso di evento vulcanico massimo tutta la circonferenza di 200 km quadrati sarà distrutta dalle nubi ardenti. Allora tu dici, ma in che paese viviamo? Dice, non allarmato, e questi continuano a cementificare il Vesuvio. Questa è la tragedia. E naturalmente ci sono partiti che speculano in nome dello sviluppo, fanno di casa, che non nessuno sa che è. Cioè, la tragedia di Napoli è l'arretratezza civile e la inconsapevolezza. Napoli è sovranamente indifferente ai rischi vulcanici, sismici, a tutti i rischi, se ne fotte, e questa è una cosa tragica. Grazie al professore Aldo Loris Rossi.